Era un giorno tranquillo, stavo svolgendo le mie solite attività quando mi arriva un messaggio su Instagram dalla mia ragazza. C'era scritto: "Ma sei tu?" con un link sotto. Apro il link e trovo questo video sponsorizzato su Instagram. Ciao a tutti, mi chiamo Alexandro, mi sono avvicinato di recente alle criptovalute e ora voglio raccontarvi come ho imparato a guadagnare grazie a Leonardo. Il Bitzisti sta crescendo ora e sulle operazioni brevi ottengo buoni profitti. Ebbene sì, a quanto pare mi chiamo Alexandro e sì, mi hanno clonato. Questi cari amici hanno usato la mia faccia per creare una truffa. Nel video di oggi non voglio spiegarvi la parte legale, che cosa ho fatto, che cosa non ho fatto, ma più che altro voglio farvi un tutorial. Quindi in breve voglio spiegarvi come hanno fatto questa cosa, come mi hanno clonato, come hanno fatto a farlo senza il mio consenso. Ovviamente tutto ciò è illegale, ma comunque non è scontato fare una cosa del genere. Ok, vediamo come replicare questi mattacchioni. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente è cercare un programma, un tool che permettesse di creare cloni digitali. E ovviamente il primo che un po' mi è scattato è Agen. Appunto, andando sul sito possiamo vedere che ci permette di creare questi cloni. Infatti questo qua è un clone digitale, insomma, per chi conoscesse Agen sa già tutto, per chi non lo sa non sa niente. Comunque, basta andare in questo sito e si può creare un clone di se stesso. Però di se stesso, non di un'altra persona. Infatti, una volta che vi siete registrati, basta andare qua dentro, dentro la sezione Avatars, e qua è possibile appunto creare un avatar digitale. Con la versione gratuita vi danno anche appunto un avatar da creare. Qua, come vedete, io già l'ho creato e adesso vi faccio vedere come ho fatto. Ok, ho creato un nuovo account per avere un nuovo instant avatar, quindi come possiamo vedere, qua insomma ci permette di creare questo avatar. Qua adesso hanno aggiunto anche la possibilità molto realistica di farlo così mentre cammini e gesticoli. Però andiamo in questa qua molto semplice perché voglio replicare il video di Alexandro, quindi vediamo come hanno fatto. Allora, adesso andiamo a vedere. Intanto qua ci sono dei requisiti per creare questo clone digitale, quindi noi dobbiamo mettere un video dai 2 ai 5 minuti, con una buona risoluzione, dove c'è una persona che guarda dritta verso la camera e parla. Ok? Quindi praticamente loro che cosa hanno fatto? Hanno cercato un mio video su YouTube, immagino, che appunto quello è un video su YouTube, dove ci sono io che parlo per almeno 2 minuti di fila guardando la telecamera. Ok, come possiamo notare, questo video qua, che è quello che effettivamente hanno clonato, intanto dura 8 minuti, ok? Ma non ci sono delle immagini in mezzo, almeno le troviamo verso ad esempio il 2:46. Però io ho notato che dal minuto 0 al minuto, credo esattamente al secondo minuto, che è quello che basta Agen, insomma, per creare il tuo clone, qua praticamente io parlo guardando la telecamera per tutto il tempo, quindi possono clonare molto bene appunto questo video. Ed è proprio il video appunto che hanno utilizzato. Ok, quindi una volta che hanno scaricato questo video su YouTube e ovviamente hanno preso solamente quei 2 minuti, sono andati qua nel prossimo step di Agen e hanno messo quindi questo, hanno fatto l'upload di questo video. Quindi qua basta fare un drag and drop molto semplice e avremo il nostro video là dentro. Ok, una volta messo il video, qua basta mettere i check su tutte queste parti qua, che quindi insomma si assicurano che il video va bene per essere clonato, e una volta cliccato su questo bottone, adesso andiamo alla parte abbastanza complicata, perché questa è la parte dove ci chiede di aprire la webcam e fare praticamente una registrazione dove dico che confermo appunto che sono la persona che si vede in quel video. E questa è la parte veramente complicata di tutto questo processo, perché ovviamente loro non potevano avere me che dico appunto che, mettiamolo in italiano un attimo, appunto che dico con la presente autorizzo Agen a utilizzare le riprese di me per costruire un avatar e bla bla bla, e poi c'è anche un codice di accesso alla fine che va appunto messo, ma in questo caso loro non hanno nulla di tutto ciò, quindi come fanno a costruire questa parte? E a questo punto ho avuto una pensata: potrei io prendere la faccia di qualcuno, in questo caso ovviamente ci vuole la mia faccia, e in sostanza animarla, clonargli la voce e fargli dire queste cose, quindi io, nome della persona, con la presente autorizzo, bla bla bla, fino alla fine. Quindi poi potrei prendere questo video di questa persona che dice questa cosa e metterla qua, davanti alla telecamera del computer, in modo tale da, diciamo, cercare di fregare questo sistema di Agen, in modo tale che lui pensi che ci sia una persona qua a parlare, ma in realtà è il video registrato qua nel telefono. Vediamo come farlo.
Ok, step numero uno, bisogna prendere uno screenshot della persona, quindi in questo caso io posso prendere qua lo screenshot principalmente della mia faccia e andiamo allo step numero due. Perché questa faccia noi la dobbiamo animare, dobbiamo anche clonare la mia voce in modo tale da far ridire quella frase di consenso. Una piattaforma che mi è venuta in mente è did.com, questa qua praticamente ti permette appunto di clonare o di animare la tua faccia. Quindi andate su questo sito e una volta che vi siete registrati, in sostanza, potete andare dentro questa interfaccia. Quindi qua io ho caricato appunto la mia faccia, però adesso qua si crea un problema, perché io potrei in teoria clonare la mia voce, perché qua ci sono varie voci disponibili, però clonare la mia voce in questo caso costa. Però io non volevo pagare per questo tutorial, volevo fare tutto con strumenti gratuiti. Allora andiamo sulla parte di audio e qua noto che si può caricare un file audio che lui può appunto poi matchare con la mia faccia che parla. Quindi a questo punto dobbiamo trovare un altro programma che ci permetta di mettere il testo di Agen e di farglielo leggere con la mia voce. Per clonare la mia voce ho trovato questa piattaforma che si chiama play.ht e qua dentro, come vedete, sulla sezione studio e poi voice cloning, ci troviamo appunto in questa interfaccia che mi permette di caricare un file audio e clonare appunto la mia voce. Quindi in questo caso io ho già creato una voce, come vediamo la possiamo anche utilizzare, e quindi qua dentro io posso andare a mettere quel testo di Agen. Allora, torniamo su Agen, notiamo che il testo è questo qua, però c'è una piccola cosa, perché quando io accendo la telecamera per cominciare appunto a ripetere questa frase, noto che il testo è leggermente diverso. Quindi andiamo su Start Recording, notiamo che il testo è un poco diverso, quindi in sostanza io dovrei copiare tutta questa roba, torniamo su Play.ht e qua dentro in sostanza io ho questo testo. Adesso questo codice di accesso in realtà cambia ogni volta per evitare questi, diciamo, trucchettini, quindi per ora il codice di accesso lo togliamo e facciamo questo Generate Speech. Dopo qualche secondo avrete la vostra voce clonata che dice appunto questa frase. Vediamo. La presente autorizzo Agen ad utilizzare le riprese di me per costruire un avatar Agen per l'uso sulla piattaforma Agen. Ok, per qualche motivo lui l'ha clonato con una specie di accento spagnolo, quindi facciamo la stessa cosa ma in inglese. Ok, questa qua è il testo in inglese, tanto Agen se lo dico in inglese, in italiano o in cinese non gli cambia niente, quindi diciamoglielo in inglese, forse il programma funziona meglio in inglese. E adesso vediamo. I, Andrea Tomasello, hereby allow Agen to use the footage of me to build a Agen avatar for use on the Agen platform. Ok, c'è sempre un accento spagnolo, spagnoleggiante, sudamericano, non so se sono solo a sentirlo, però c'è. Però comunque va bene, adesso io non riesco a riconoscere bene la mia voce, ma mi sembra che si assomigli alla mia, quindi diciamo che credo dovrebbe andare bene per il nostro scopo. Una volta che abbiamo la voce, quindi possiamo andare di nuovo su DID per creare appunto la mia faccia parlante. Ok, quindi a questo punto prendiamo il nostro file audio, lo mettiamo qua dentro e lui in teoria dovrebbe prenderlo, non dovrebbe farmi pagare nulla, spero, perché ogni volta cercano di fregarti in qualche modo. Quindi qua c'è il file audio, testo ovviamente non abbiamo niente, questa è la mia faccia, quindi andiamo su Generate Video. Ok, questo qua è il risultato, come notiamo già la bocca diciamo che non va benissimo, c'è tutto il watermark di D&D che è abbastanza aggressivo devo dire, quindi dovrei fare un upgrade per toglierlo, però proviamo tutto senza pagare, quindi intanto vediamo il risultato. I, Andrea Tomasello, hereby allow Agen to use the footage of me to build a Agen avatar for use on the Agen platform. For safety purposes... Ok, devo dire che fa un po' schifo questo clone, non mi piace sinceramente, però vediamo se funziona con quello che dobbiamo fare, quindi cerchiamo di fregare Agen con questo clone. Ok, adesso vi faccio vedere come ho fatto, come vi dicevo, ho messo il telefono qua davanti per cercare di fregarlo e poi appunto ho fatto dire invece il codice finale che cambia ogni video all'app di play.ht, in modo tale che quel codice sia appunto stato generato all'istante, ma il resto del video appunto già l'avevo. Questo è il risultato. Ok, perfetto, come vedete diciamo che si vedono le mie dita un po' collato, però c'è una specie di persona simile a me, con una voce abbastanza simile, che dice quello che loro vogliono che appunto io dica, e qua sotto, come vedete, qua proprio in violetto, c'è scritto che your consent is validated.
Quindi vuol dire che effettivamente hanno preso questo video e funziona. Ok, quindi siamo riusciti a creare un clone, un avatar digitale su Agen di un'altra persona che in realtà l'ho fatto come se non fossi io. Infatti ho preso un video che è su YouTube, ho fatto uno screenshot, ho clonato su DD e ho fatto il consenso su Agen, ma senza mai metterci la mia vera faccia. Io ho messo solamente qualcosa che ho preso da internet. E ovviamente questo processo l'avrei potuto replicare per molte altre persone che hanno contenuti sul web. E quindi questo è un problema, bisogna sempre stare attenti a ciò ovviamente che si carica, ma credo che sia inevitabile a questo punto. Ovviamente vi sconsiglio vivamente di fare questa cosa con altre persone, io l'ho fatto con me stesso, quindi è una cosa, diciamo, che la possiamo chiamare legale, ma in altri casi non lo è assolutamente e potrebbero esserci delle pene severe per chi lo fa. Detto questo, spero vi sia piaciuto il video, spero sia stato interessante e fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima.